del tubo, bentornati qui su Classic Games, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video del MyGM Round. Già un bel paio di giorni che non vi portavo uno, non arrabbiatevi, ma siamo qui con l'ultima partita della regular season di questa terza stagione dei Lakers, maglietta del tutto fluorescente come lo è anche la mia schiena dopo il Ferragosto, ma ci sta. Spero tra l'altro avete passato bene, fatemi sapere nei commenti. Oggi siamo qui per giocare il derby di Los Angeles come ultima partita prima dei playoff, un bel derby caliente da massacrarli quei scarsi dei Clippers. Eccoci qua allora, ragazzi, palla 2, se non riconoscete la divisa sono semplicemente quelle molto molto throwback di entrambe le squadre per dare un tono un po' di diversità a questa partita. Siamo in trasferta anche se il palazzetto è lo stesso, come sapete. Togliamoci subito di dosso la questione numero di Paul George mentre Chris Paul attenta alle caviglie di Fultz senza risultato, direi. Ho messo io il 24 a George e lo lascerò perché lui prima di essere PG-14 era PG-24, 24. Ho capito che il 24 è di Bryant, ma non è ritirato, il 13 sì ai Lakers perché c'era Wilt e quindi avrà il 24. Mettetevi l'anima in pace, è un disonore, lo so, ma non poi così tanto, visto che comunque non ce l'ha sopra Larry Nance o Boo, ma Paul George, che scarso non è. Cominciamo così, apriamo il fuoco dalla lunga distanza, D'Angelo. Mamma mia, sempre una sicurezza quando si parla di triple ormai. Un bel scambio di canestri finora in questo primo quarto, la partita sembra equilibrata, non so che record abbia, non c'è D'Angelo Russell da solo, io gliela do e però sbaglio, errore gratuitissimo. Tra l'altro, seconda questione da lavarci subito di torno, ragazzi, che non c'entra molto con la partita, è uscito il 3 di 2K18, lo so, volete una reazione, lo so, ma non posso farla perché è tornato il computer fisso come avranno visto quelli di Instagram, ma non è ancora pronto per fare certe cose. Bravo Julius Randle, ottimo pick and roll, assist di Fultz, 11-6, prendiamo subito il controllo della partita, forza. Ehi là, non dormi, non dormi Paul George, vatti a far... Oh, dai, su ste animazioni che non mi fischia fallo. Siamo su 19-9 comunque. Si prospetta un massacro questa partita e ne sono molto felice perché con i Clippers, se possiamo vincere di 40, vinciamo di 40, ve lo dico. No regards proprio, perché è il derby, intanto Redick ricuce sul meno 7, ovviamente esce Paul, Chris Paul e sono chezzi per i Clippers. Ecco, due minuti dopo eravamo 19-9, 21 pari, perché ovviamente ogni volta che parlo il gioco mi punisce, ma a non fare campo, ma ha anche ragione perché è giusto così. Chi si loda si imbroda, la regola, grande regola di questo canale, ormai... assodata nelle leggi storiche della storia, non lo so cosa sto dicendo. Vieni Paul George, caro bello, fatti un bel pick and roll con me. Oddio, se arriva, oddio, cos'è venuto fuori di questa azione? Avevo anche segnato, vabbè, facciamo finta che non abbiamo visto niente, bella tripla di Paddy dall'angolo, è lì per questo il l'australiano, sì, non mi viene una nazionalità. Torniamo avanti, 26-23, punteggio abbastanza alto, non troppo. Bravo Larry Nance, peccato, bravo, torna, ok. Hanno un pacchetto lunghi enorme, veramente enorme questi Clippers, ma per il resto niente di che. Reddy continua a seminare il panico per Dinwiddie, tripla sbagliata, grazie a Dio. Ultimi secondi del primo quarto, come sempre la panchina in campo. Vorrei darle la palla a Josh Jackson, vedere se riusciamo a giocarci un bel isolamento contro Terrence Ross, no, esattamente un difensorone, infatti gli va via, poi si ferma, gran virata di Josh Jackson, appoggio con la mano mancina, un po' in anticipo forse sui tempi, ma benissimo così, 30 fanno i punti, cerchiamo di non far tirare Redick, finisce così il primo quarto, 30-25 per noi. Viene il secondo quarto, signori, sempre sul più 5, come ci eravamo lasciati, sempre i panchinari in campo, direi di sì, vediamo questo schema con Paddy Mills dove ci porta, direi a Zubac sotto canestro, si poteva anche tirare, facciamo tagliare che di solito funziona, questa volta non ha funzionato, ovviamente post basso inventato di Paddy Mills, ma col cuore di Paddy Mills, va referto con altri due punti, più 7. Altra parità sul 34, si sta rispecchiando una partita veramente veramente divertente al momento. Schema per Paul George che è tornato in campo, non si era attivato niente, quindi li chiamo io, anche se odio chiamare gli schemi perché non dovrei farlo io in questa... vabbè... Ora, bravo Paulino George, quella schiacciata, guarda lì! Baseline, boom, così, in faccia a Terrence Ross che non può marcarla. Oggi George potrebbe attentare a un bel, una bella dose di punti, visto che lo marca gente che non possono proprio stare dietro. Intanto, altro assist di Chris Paul, tanto per cambiare, 40-38. Vai che si parte in transizione con Paul George, palleggio al suo tiro, senza palleggio, senza ferro, solo retina. Vantaggio, sarebbero 18 per Paul George, che questo derby
l'ha preso piuttosto seriamente, 12 punti dentro l'area, più uno signore, 18, praticamente quasi la metà tra una palla e l'altra. Gran rimbalzo di Gobert, si è un po' spento Chris Paul, però sono ancora lì i Clippers, che arriva là nell'angolo, Ellington, un bellissimo tiro, ma è un tiratore, la deve mettere, infatti la mette, più 4, gran palla di Penny Mills. Quest'anno, come sapete ormai, giochiamo e come se giochiamo anche con la panchina. Ultimi secondi del secondo quarto, ragazzi, lo finiamo in difesa questo quarto, vediamo cosa si inventa Chris Paul, lo finiamo anche davanti, però siamo sul più 5, vediamo di quanto lo finiamo avanti esattamente, probabilmente arriverà un'uscita per Redick, esce male, questo è un nostro enorme favore, poi Ellington non è che sia esattamente un difensore, meno male che ha sbagliato, 52 a 47 all'intervallo, signori, molto molto bene. È partito ora il secondo tempo, ragazzi, allo Staples, ma questa volta in trasferta, derby di Los Angeles, si diceva. Eccolo Randall che riceve, non è proprio la sua tripla questa, ma la può mettere con un po' di fortuna. Apriamo bene il secondo tempo, nono assist già di Fultz, guida la classifica marcatori Paul George con 18, che era uscito ed era rimasto 18 ancora dall'ultima volta che ne avevamo parlato. Abbiamo la possibilità di tornare in doppia cifra di vantaggio, signori. Voglio dare la palla a George, che è sempre caldo in questa partita, veramente, di nuovo marcato da Terrence Ross. Non può marcarlo, non può reggere lo scontro. Sono partito mezz'ora prima, adesso devo arrangiarmi senza blocco. Anzi, guarda, sapete cosa? Ne chiamiamo un altro a gioco rotto. Può buttarsi dentro Randall, eccolo lì. Gran palla di George, raddoppiato per i 20 punti che ha fatto. Buona palla sotto, più 11. È durato poco questo vantaggio di doppia cifra, signori. Vediamo di mandare, io cerco di sfruttare ovunque venga marcato, chiunque venga marcato da coso qua. Difatti salta e ne mette due George Jackson, Terrence Ross, non mi veniva il nome. Andiamo a martellare lì, perché Terrence Ross è un pessimo difensore. Meno, anzi, più 8. Siamo tanti singola cifra di vantaggio. Chris Paul mi sta facendo malissimo qui. Si regala un errore veramente gratuito. Allora possiamo andare in transizione. Serviamo Larry Nash, che è un gran schiacciatore in transizione. Altro fallo di Terrence Ross. Vai Paolino, che ti ho visto. Vai Paolino, puoi buttarti dentro. Non era proprio così che volevo farti fare questa cosa. Prendi un fallo, Larry. Va bene. Primo fallo di Andrew Jordan. Altri due tiri liberi. Possiamo allungare a più 12. Mi pare che il nostro massimo vantaggio sia stato più 14, stiamo dando il massimo. Cos'è sta roba che mi fa venire il mal di mare? Palle rubate in carriera, John Stockton, Chris Paul. Va bene, ok, grazie, fatemi tirare il tiro libero. Via così l'errone Nance, 4.5 rimbalzi per lui, il solito buon apporto alla panca, più 12. Ultima azione del quarto, abbiamo Fultz e George in campo, come avrete visto. Ascoltiamo per una volta il gioco, vediamo cosa ci dice di fare questa azione. Probabilmente un'uscita, allora facciamo uscire Paul George, che si può prendere questo tiro, non riesco mai a fare il lascio perfetto. Ma la mette dentro perché è straforte, 24 punti per lui, 8-2, 7-0, fine terzo quarto. Iniziamo il quarto quarto, sempre in campo i titolari? No, un po', come prima. C'è D'Angelo Russell adesso, ripartiamo dal più 12, cerchiamo di allungare per non dare un senso a questo quarto quarto. And one, D'Angelo! Cominciamo così in transizione, and one! Fallo inutile di Blake Griffin, credo, 2 più 1 convertito, 12, un po' silenziosi perché Paul George ha rubato la scena stasera, però più 15 e posso fermare, massimo vantaggio. Bruciato Chris Paul su quella finta, guarda lì, è rimasto sul blocco, dentro con la moto, Markel Fultz che caccia pure un urlo. 19, siamo lì per mettere il solco decisivo del più 20, che a 6 minuti alla fine è ovviamente il solco decisivo. Grande partita per Fultz, 12 assist per lui. A few moments later. Finisce qui, signori, la partita. Vi faccio vedere giusto tabellino perché mi sono dimenticato di dirvelo. Main 3, insomma, 19 per Alex Lamb. Pensate un po'. Paul George con 29 si è completamente fermato nel secondo tempo, ma alla fine chi se ne frega. 19 per Russell, 17 e 12 per Fultz, 12 per Randall, 10 e 13, solita doppia doppia per Gobert. Veramente tanta tanta roba questi Lakers. Allora posso dirvelo, finiamo primi nella Western Conference, la nostra stagione, terza stagione, a un paio di partite di distanza sui Timberwolves. Ho voluto giocare una di quelle partite per essere sicuro di arrivare primo. Mantenete le serie di tifosi sopra il 60, mantieni il livello medio dei giocatori sopra il 60, obiettivo raggiunto ormai 100 del proprietario. Grazie di essere passato, Mike, un nuovo obiettivo per te, portaci almeno alle finali di Conference, lo farò assolutamente. Qua non si sgara, nonostante il vaccino del fattore del campo del turno, quasi tutti pensano che partite sfavoriti. La cosa ti preoccupa, ma con chi giochiamo? No, che non mi preoccupa, ma pensa a te. Più 3 di morale, più 2 di fiducia allo staff, meno 3 alla cosa che se ne frega, livello 35. Andiamo fiducia GM2, che magari potrebbe tornarci utile. Russell Westbrook di nuovo in tripla doppia di media, se non sbaglio. Era stato anche l'anno prima, forse era stato LeBron James con la tripla doppia di media. 27, 10 e 10 con un recupero.
il 50% del campo, il 40% quasi da 3, direi benino. Luka Doncic, Rookie of the Year ai Charlotte Hornets a Vanvera, 15 punti e mezzo, 6 rimbalzi, 4 assist, non male come prima stagione. Mason Plumlee, sesto uomo dell'anno come l'anno scorso se non sbaglio. Difensore dell'anno, qui avrei da ridire, 13 più 11 ci stava anche Gobert. Most Improved Isaiah Whitehead, boh. Allenatore dell'anno Kenny McKay, chiudiamo con record 60-22. Non male ragazzi. E poi però vediamo se ci siamo in back to back signori, perché l'anno scorso è stato un po', devo dire, non me lo aspettavo, quest'anno me lo aspetto. Eccolo qua, Mike Troppello con gli occhi da cannato che Zach Randolph può accompagnare solo amministratore GM dell'anno. Tanta roba. Il primo quinto dell'NBA, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Carl Anthony Towns, non molto diverso da quello reale, devo dire. Vediamo se c'è qualcuno dei nostri. Markel Fultz nel secondo quintetto NBA, la sua seconda stagione. Oh mio Dio. Anche Lonzo Ball, tra l'altro, guardate qua. Però 84-82, la differenza si fa sentire. Però, anche Lonzo ha fatto il suo. Luka Doncic nel terzo quintetto NBA, i nostri sono finiti qui, Paul George in nessun quintetto dell'NBA, mi pare abbastanza strano, devo dire la verità, ma anche Fultz anche nel primo quintetto difensivo, però. Bene signori, allora direi che questo episodio, per questo episodio, possa essere tutto, abbiamo concluso la prima stagione, come avete visto, al primo posto. Dobbiamo cominciare il prossimo episodio, i playoff. Io però non vi farò vedere con chi giochiamo i playoff, per lasciarvi un po' di hype, per vedere un po' se magari indovinate nei commenti o che ne so, abbiamo finito primi, però questa è la cosa più importante, vantaggio playoff per tutta la post-season, anche le NBA Finals. Lasciate un mi piace per avere subito domani e scoprire subito chi sarà il nostro avversario nel primo turno di playoff, in cui vedete solo due partite perché voglio vincere 4-0, non se ne parla neanche. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, i miei social sono in descrizione e ci vediamo domani con un nuovo video.